E allora, cari concittadini, buongiorno a tutti quanti. Io sento il dovere di intervenire in questo momento particolare che sta vivendo la nostra comunità, ma non solo, l'intero territorio nazionale è afflitto da questo fenomeno assai triste che ha provocato diverse morti e che però ha la possibilità che se ne esca fuori. Ritengo che sia più che mai doveroso attenersi a quelle che sono le norme di legge che sono state emanate, attenersi al nostro buonsenso, al senso di responsabilità e a rispettare in pieno tutte quelle che sono le precauzioni e le norme. E quindi vi prego vivamente di rimanere a casa e di non uscire se non per motivi estremamente necessari. Non è possibile uscire più volte al giorno oppure anche una sola volta perché è necessario fare la spesa, approvvigionarsi degli alimenti, ma è bene programmarsi e uscire il meno possibile, perché vedete, l'unica maniera, l'unica medicina per combattere questo fenomeno è quello di rimanere a casa, di rimanere isolati e non avere contatti con nessuno, e dico con nessuno, perché vedete, il rimedio che viene proposto è stato sancito dal nostro governo, dal nostro legislatore, però deve essere recepito da tutti noi perché è l'unica via di uscita. Io sono convinto che noi ce la possiamo fare, perché siamo un popolo laborioso, siamo un popolo intelligente e non possiamo fare una fine così triste per essere spregiudicati oppure noncuranti di norme elementari di buonsenso. Quindi vi prego vivamente di rimanere a casa il più possibile. Non complicate il lavoro delle forze dell'ordine, quali sono preposte e stanno facendo il loro lavoro in maniera esemplare, la nostra Polizia Municipale, l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità militari che si occupano di reprimere il fenomeno, a noi la repressione non serve. Quello che è necessario è una corretta educazione, il rispetto di queste regole che sono state impartite e delle quali noi dobbiamo avere consapevolezza, perché da questa triste vicenda noi possiamo uscirne. Vi prego di rimanere distanti ciascuno dall'altro, anche all'interno dello stesso nucleo familiare. Adottiamo tutte le precauzioni del caso. Nelle scorse ore abbiamo appreso di un nostro concittadino che è risultato positivo al test cui è stato sottoposto, il test del coronavirus. Il nostro concittadino sta bene, pur trovandosi in ospedale, non si trova nel reparto di rianimazione. È sotto le cure e sta rispondendo bene. L'augurio è che presto si possa riprendere. Vi dicevo che è necessario attenersi a tutte quante sono le precauzioni e questo è un monito perché scaturisce sia da un obbligo di legge ma anche dalla consapevolezza di ognuno di noi. Io ritengo che siamo in una fase molto delicata, ma quello che conta è alimentare la speranza che da questo possa uscirsene. Io ci credo e come me tutta Pacheco dovrà crederci. Grazie tante.